mi collego subito con Varese, con Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, che si trova nella sede di un'azienda agricola che si chiama Induno Olona, sta facendo il suo tour al nord, come sapete. Avevo molte domande da farle, su che le farò, su temi molto importanti che riguardano il governo del paese, però mi sono arrivate due agenzie, quindi adesso le chiedo da cosa vuole cominciare. Un'agenzia di senatore Esposito del PD, che l'ha definita niente di meno che un pirla incompetente, tant'è, e un'altra di Matteo Renzi, che parlando dell'export fa i complimenti alle imprese, dice che i dati sono straordinari e dice: vi immaginate cosa accadrebbe al nostro export se al governo ci fosse chi vuole uscire dall'euro come Salvini o Di Maio? Da dove cominciamo? Beh, vabbè, la prima, guardi, io non replico neanche alle offese, poi se dobbiamo arrivare a questo è chiaro che c'è una certa paura nello schieramento del Partito Democratico che comincia addirittura ad offendere con parole del genere. Per quanto riguarda invece la questione dell'export... Lo sa perché glielo diceva Esposito, perché lei è sfuggito al duello dall'Annunziata con Salvini, dice che ha paura di fare i duelli sia con Salvini che con Renzi perché non ha argomenti, questa è l'idea. Lei conosce bene... Lei conosce bene Lucia Annunziata, può chiamare, può vedere come non fosse previsto nessun duello ieri. Prima c'ero io e poi c'era lui. Io mi sono alzato quando ho finito il mio blocco ed è intervenuto Salvini. Quindi, come al solito, si strumentalizza ogni cosa. Ma però lei ci ha intenzione di farli duelli in campagna elettorale con 20%. Altri leader come Renzi e Salvini? Più che duelli parlerei di confronti, voglio farlo con tutti i candidati alla presidenza del Consiglio dei Ministri degli altri schieramenti. Salvini ci deve dire se lo è lui, perché Berlusconi dice di esserlo lui, ma è ineleggibile. Renzi ci deve far capire chi è il candidato presidente del Consiglio dei Ministri del PD, visto che il suo partito lo mette in discussione a partire da Orlando. Dopodiché, una volta che si saranno chiariti chi sono, io sarò ben disposto a fare questo. Cioè, l'unico certo loro, è lei, non gli è un altri duello sono incerti, lei aspetta che si chiariscano le idee, ho capito bene? No, questo lo dice lei, io spero che loro si possano chiarire le idee e così possiamo avere i candidati alla presidenza del Consiglio dei Ministri, anche perché il rischio di non averli è che poi noi votiamo come è stato in passato per Berlusconi e ci ritroviamo Monti, o votiamo, che ne so, per Bersani e ci ritroviamo Gentiloni, Letta, Renzi, e questo è il problema della scatola chiusa dei partiti e delle loro mega coalizioni. Detto questo, sull'export io faccio i complimenti alle nostre imprese, ai nostri imprenditori, li ringrazio, perché nonostante la politica stanno facendo dei numeri incredibili. Prima ero a Milano, adesso qui a Varese, stavo parlando con gli artigiani e gli dicevo grazie, perché nonostante il 60% di tassazione, nonostante questa burocrazia, ci state facendo grandi nel mondo. La politica di cosa si vanta di questi numeri? Ma veramente stiamo dicendo che Renzi ha fatto qualcosa per quella gente? Sono i nostri imprenditori che ci stanno facendo grandi nel mondo nonostante tutte le difficoltà. Allora senta, oggi su Repubblica c'è un pezzo che tira fuori un po' di nomi ai quali state pensando per la compagine di governo, gliene leggo alcuni: Nicola Gratteri, che è un magistrato ben noto, Raffaele Guariniello, anche lui magistrato, Domenico De Masi, che è un sociologo, Carlo Cottarelli e Roberto Perotti, che sono due economisti, nonché ex commissario alla Spending Review, fatti fuori tutti e due, come si fa spesso in Italia con la Spending Review, e Diego Piacentini, ex vicepresidente di Amazon. Me li conferma una fake news? Questa è una squadra di governo fatta da Repubblica. Io devo fare la squadra di governo del Movimento 5 Stelle e quindi questi nomi non posso assolutamente confermarglieli. Io comporrò una squadra di governo prima delle elezioni politiche, quindi prima del 4 marzo ci saranno un nome sicuro, i ministri del Luigi Movimento, Di Maio? Perché voglio... No, io ho tanti nomi sicuri, ma non li faccio ancora, perché voglio presentarvi la squadra e voglio farvela conoscere in modo tale che possiate, come cittadini italiani, sapere chi vogliamo mettere all'economia, chi agli interni, chi alla difesa. Mi dà una data quando pensa di presentarla questa squadra? Prima delle elezioni politiche, dottoressa Merlino, prima delle elezioni politiche. Gennaio, febbraio? Si va a votare il 4 marzo, prima del 4 marzo conoscerete la squadra. Abbottonatissimo Di Maio, perché fa freddo, perciò è così abbottonato. Mi dice una cosa, ma ce l'ha un sogno, per esempio? Nel senso, le dico io, no? Io da giornalista, se lei mi chiedesse chi vorrebbe intervistare Mario Draghi, mi piacerebbe molto. Lei ce l'ha un sogno di una persona anche difficile, impossibile, che però vorrebbe con lei in questa esperienza?
Il mio sogno è avere persone accanto a me che, oltre ad avere grandi competenze come ministri, debbano avere, e io lo chiederò come, lo verificherò come condizione, la verificherò come condizione, una grande sensibilità. Che significa? Che quando stai facendo la riforma delle pensioni, oltre a preoccuparti di far quadrare i bilanci, ti devi preoccupare delle persone che devono andare in pensione, degli esodati, di quelli che fanno i lavori usuranti. Prima di preoccuparti di quanti contratti nuovi di lavoro fai nascere col Jobs Act, ti devi preoccupare dei giovani che per il 33% dei contratti interinali oggi hanno dei contratti a un giorno, un Allora, è un giorno. Questo identikit significa molto avere chiaro sensibilità questo, nel politica, senso che lei mi sta umanità nel dicendo i modo di fare le professori leggi. dell'era Monti, penso a Enza Fornero, non mi piacciono perché puoi fare la migliore legge del mondo, se non ti preoccupi delle persone su cui ricade, è inutile farla. Mi dica una cosa, lei la abolirebbe appena arrivato al governo la riforma Fornero, come dice per esempio Salvini? Sì, è un obiettivo, non lo dice Salvini, lo dicono tutti gli italiani che sono finiti nella macelleria sociale della legge Fornero. Partiamo da un presupposto: la legge Fornero era stata fatta per far diminuire il debito pubblico. Il debito pubblico continua a segnare record, però il sacrificio di tanti cittadini che non sono andati in pensione è stato vano. E oggi noi dobbiamo ripristinare la situazione precedente alla legge Fornero, non solo per coloro che devono andare in pensione, ma per i giovani, perché a 1 milione di persone è stato impedito di andare in pensione, 1 milione di giovani è stato espulso dal mondo del lavoro. Oggi dobbiamo invertire la rotta e quindi su questo l'obiettivo di governo dei 5 anni è eliminarla del tutto. Eliminarla gradualmente nei 5 anni partendo da coloro che fanno lavori usuranti. L'operaio dell'edilizia che a 67 anni sta su un'impalcatura a 40 gradi d'estate, non lo voglio vedere più perché ha lavorato una vita nell'edilizia e se ne deve andare in pensione in un periodo congruo alle sue Senta, fatiche, alle fatiche che ha l'adeguamento fatto. automatico dell'età pensionabile che vale un sacco di soldi, come sa, no? Il primo anno già vale 9 miliardi. Lei quello cosa pensa di fare? Ma io credo che oggi ci ritroviamo in questa situazione per cui se ti aumenta l'aspettativa di vita, quindi se vivi di più, vai in pensione più tardi. Quindi per sperare di andare in pensione un po' prima, devi sperare di morire prima. E questa situazione qui ha innescato continua anche sfiducia nello Stato, perché continuiamo a sentire, coloro che devono andare in pensione continuano a sentir parlare di allungamento dell'età pensionabile perché aumenta l'aspettativa di vita. Io credo che su questo stiamo sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto perché negli oltre 800 miliardi di euro del bilancio dello Stato ci sono almeno 50 miliardi di euro di sprechi e noi stiamo continuando ad andare a prendere i soldi dalle tasche di chi ha lavorato 30 anni e poi non lo vuoi mandare neanche in pensione più a 65, a 66, a 67, andremo sempre più avanti. E così allungheremo i tempi per far andare i giovani e far entrare i giovani nel mondo del lavoro. Senta. Queste sono delle manovre che si devono fare, una parte eliminando gli sprechi, ma se dobbiamo trovare le coperture possiamo trovarle anche con manovre in deficit temporanee che ci consentano di far crescere l'economia. Senta, noi siamo collegati con Palazzo San Macuto, dove c'è la commissione d'inchiesta sulle banche, dove stamattina sta parlando il ministro Piercarlo Padoan. Padoan ha rivendicato due cose. Da una parte ha detto la riforma fatta delle banche popolari la rivendico a tutti gli effetti, è un'ottima riforma, e dall'altra ha detto non si poteva fare di più rispetto al salvataggio delle banche perché l'Europa non ci dava la possibilità di fare di più. Cosa risponde a queste due osservazioni che ha appena fatto il ministro dell'Economia Di Maio? Io le dico, questa storia che l'Europa, la nostra manifatturiera d'Europa, un paese fondatore e diamo 20 miliardi di euro ogni anno e ce ne rientrano solo 12 e ci sentiamo dire dai nostri ministri continuamente che l'Europa non ci concedeva di fare di più. Ma poi un'altra cosa, io ho incontrato tanti risparmiatori, tanti di quelli truffati in Veneto ma anche in altre regioni d'Italia, tutti ci dicono almeno fate in modo che quello che è accaduto a noi non accada ad altri pensionati italiani, ad altri cittadini che hanno messo i soldi dei loro risparmi su obbligazioni subordinate e loro mi dicono: ma com'è possibile che l'attuale governo abbia rinnovato a capo di Banca d'Italia la stessa persona che la governava quando doveva controllare quelle banche e non lo ha fatto bene? Abbiamo Evidentemente, trovato ormai un ce lo accordo su dice questo, è anche d'accordo con il partito Renzi, di Di Maio. governo. Ottimo.
Ma che d'accordo, quando era al governo l'ha lasciato lì, poi ha perso il referendum, è uscito dal governo e ha cominciato a fare il leader d'opposizione. Ma che credibilità hanno queste persone? Io le dico questo, l'ho detto anche ieri e ho visto che ha attirato molte attenzioni. Io sono molto preoccupato per la vicenda banche perché di Maria Elena Boschi mi interessa il giusto. Qui il tema è che Maria Elena Boschi e Banca Etruria sono state la punta di un iceberg, perché da quella commissione d'inchiesta stanno uscendo nomi di tutti i tipi, dal capo di Consob a Verdini a Berlusconi, stanno uscendo fuori gli AD delle grandi banche italiane. Allora io voglio sapere una cosa, com'è possibile che né Gentiloni Presidente del Consiglio dei Ministri, né Renzi ex Presidente del Consiglio dei Ministri, né Berlusconi, che è uno dei leader delle opposizioni, chiedano le dimissioni di Maria Elena Boschi? Quanto è grande questo scandalo delle banche che si stanno coprendo a vicenda e probabilmente lo Stato in questo momento è condizionato nelle sue scelte politiche, Senta Di Maio, il governo è le posso condizionato nelle chiedere sue di scelte essere politiche a molto causa chiaro dello su questa scandalo delle faccenda, perché lei è la banche? seconda volta che ripete questa cosa. Lei cosa sospetta? Me lo dica con chiarezza, perché è Certo. importante che gli italiani sappiano. Qual è il sospetto che ha lei? Guardi, qual è il sospetto? Lei conosce bene il valore delle informazioni quando si è in politica, ma in generale quando si governa. Qui le informazioni ci sono state nascoste, che la Boschi incontrava Vegas, che la Boschi andava da quello dell'UniCredit, che Verdini aveva avuto un prestito garantito da Berlusconi in quella banca. Queste informazioni ora stanno uscendo un po' alla volta e stanno facendo esplodere il caso, ma sono rimaste sotto traccia per 3 anni e chissà quante altre verità sono sotto traccia e non ce le stanno dicendo. Quando tu detieni le informazioni, o ricatti o sei Ecco, ricattabile, allora e questo condiziona le scelte politiche, per cui poi uno capisco Stato, bene, mi vediamo che perdoni, fa Di delle Maio, scelte lei come pensa che fregarsene Maria Elena dei Boschi, risparmiatori e mettere 20 miliardi di euro per salvare i quindi banchieri? lei pensa che Maria Elena Boschi possa ricattare qualcuno e questo è il motivo per cui nessuno ne chiede né del PD né di Forza Italia le dimissioni, è questo che Io lei sto pensa? chiedendo tutta la verità a chi sa, perché la commissione d'inchiesta terminerà il suo lavoro tra una settimana e non potremo conoscere tutto da quell'inchiesta, perché questa commissione l'hanno fatta 4 mesi dalla fine della legislatura, non a caso. Guardate in 4 mesi che cosa sta succedendo. Pensate se l'avessimo fatta partire nel 2015, quando abbiamo fatto la mozione di sfiducia al ministro Boschi e ci Allora, su dissero che questo sarebbe concordo stato un perfettamente boomerang con per lei. noi, invece è stato un boomerang per Senta, lei. Di Maio, lei ha paragonato E Maria Elena voglio dire su Boschi questo che... a Mario Chiesa, dicendo che è un paragone politico, perché naturalmente molti hanno detto che era un paragone troppo forte, che non c'entravano i due casi. Ha detto un paragone politico. E la Boschi ha risposto: io lo querelo. Lei rinuncerà all'immunità parlamentare su questa Vabbè. querela della Boschi? Certo, come farò sempre e come ho sempre fatto, sebbene qualche giorno fa è stato detto che avessi utilizzato l'immunità parlamentare per difendermi da un processo, non è assolutamente vero, io non l'ho mai utilizzata, poi in questo caso è l'insindacabilità e non l'ho mai utilizzata, ma voglio dire su questo tema che non deve essere uno scontro tra noi e Maria Elena Boschi, qui il tema è molto più ampio, sulle banche sta cadendo la Seconda Repubblica e nascerà dopo lo scandalo delle banche la Terza Repubblica, perché sono tutti coinvolti i partiti, i vecchi partiti di questo Paese, e siccome sono tutti coinvolti si tengono tutti per mano, e per questo Berlusconi dice va bene, allora mandiamo di nuovo Gentiloni a Palazzo Chigi, perché si devono garantire, a capo della commissione d'inchiesta ci hanno messo Casini e Brunetta, perché devono Senta, Di garantire Maio. che non si vada a fondo sulla verità delle Di banche. Maio, Prego. a Boschi pare che si candidi in Toscana. Lei la sfiderebbe in quel collegio, Maria Elena Boschi? Ah, io mi posso candidare, secondo le regole del Movimento 5 Stelle, solo dove sono residente, perché devi conoscere il tuo territorio per candidarti, non utilizzare i paracadute in giro per l'Italia. Però guardi, lo ripeto, adesso di questa cosa delle banche, la cosa che più mi interessa è che non riaccada più, e da candidato Presidente del Consiglio dei Ministri mi devo porre un problema, introdurre nuove regole perché le banche non possano fare la qualunque con i soldi dei cittadini. E se si usano i soldi degli italiani per salvare Pubblicità. le banche devono diventare degli italiani. Torniamo subito, Di Maio, pubblicità. Italiano!
Eccoci qua con Luigi Di Maio. Allora, Di Maio, il sindaco a 5 Stelle di Pomezia ha fatto già due mandati, uno da consigliere comunale e l'altro da sindaco, e lei ha detto che non si potrà ricandidare, perché per voi questa regola è una regola aurea. Non ci sono deroghe. E ha detto che riguarderà anche lei, quindi anche lei, anche se la prossima legislatura dovesse durare molto poco, anche 3 mesi, chiuderà la sua esperienza politica. Ho capito bene? Se dovesse partire un governo e cadere dopo poco, quello è il mio secondo mandato. Come è valso per il sindaco di Pomezia? Che voglio dire una cosa, è un bravissimo sindaco, Fabio, io lo stimo per le sue capacità. E proprio lui No, è ma è la chiarissimo, è dimostrazione una del regola fatto d'oro per che il se le movimento. forze politiche... Mi dica È una una cosa. regola che a noi interessa mantenere per una semplice ragione, Quindi perché anche tutti sono Virginia entrati Raggi con le non si migliori potrà intenzioni in ricandidare politica, più? poi volevano... Certo, anche Chiara Appendino, per una semplice ragione, tutti i politici entrano con le migliori intenzioni in politica, poi ci vogliono restare 20 anni, e siccome ci vogliono restare 20 anni, non mi riferisco a nessuno di quelli che abbiamo citato, allora sono disposti a fare carte false per restarci, e questo ha rovinato la politica. Noi abbiamo detto ti fai 2 mandati e poi torni alla tua vita personale, se ce l'avevi, se no te la costruisci come tutti i cittadini italiani che provano a sbarcare il lunario ogni giorno facendo Allora, sacrifici. devo fare una domanda molto molto netta, perché su questa cosa la accusano di non essere mai preciso. Euro, si facesse un referendum, come avete detto, lei voterebbe per il sì, rimanere nell'euro, o per il no, uscire dall'euro? Non ci giri intorno, dritto. Quante volte ho risposto a lei a questa domanda? Allora, se dovessimo arrivare al referendum, che per me è l'estrema ratio, perché io voglio prima andare ai tavoli europei e provare a cambiare Questo è una serie di chiaro. regole, il referendum per me è l'estrema ratio, se ci dovessimo arrivare a quell'estrema ratio, è chiaro che io sarei per l'uscita, perché vorrà dire che l'Europa non ci avrà ascoltato su nulla. Però voglio precisare una cosa, io vedo delle grandi opportunità in Europa in questo momento, perché la Germania non riesce a fare un governo, la Spagna ha un governo di minoranza, il Portogallo ha un governo di minoranza, i partiti tradizionali francesi si sono estinti. È Non è il chiarissimo. 2013, è il Quindi, 2017 e un referendum governo estrema forte ratio, italiano se può ci si arriva lei benissimo, vota no. E mi è esatto, può chiaro. benissimo andare. Senta, mi tolgo una Questo curiosità sono stato marginale. chiarissimo, no, Curiosità dottoressa? chiarissimo, curiosità marginale. Favorevole al rientro in Italia della salma di Vittorio Emanuele III, il re che appoggiò il fascismo e che firmò le leggi razziali? Sì o no? Secondo me oggi noi dobbiamo stare attenti ai simboli che trasmettiamo, e questo rientro comunque sta riaprendo una ferita storica. Quindi, se si poteva evitare, era meglio in questo momento storico. Grazie per la chiarezza, ci vediamo presto, buon lavoro, alla prossima Luigi Di Maio, anche buon Natale Grazie, grazie, naturalmente. grazie mille, Col arrivederci. presepe napoletano. Arrivederci, arrivederci. Senz'altro, c'è anche la mia statuetta quest'anno sul presepe napoletano. Arrivederci, ci vediamo domattina noi e voi invece. Arrivederci.